La difficoltà consiste nel fatto che è più complicato oggi combattere il pensiero unico. È molto più complicato. In primo luogo, nel nostro sistema informativo non c'era mai stata una situazione per cui una guerra non avesse anche nel sistema informativo dominante un punto di vista critico. Cioè, tutte le altre guerre avevano avuto comunque un telegiornale, una trasmissione, come erano le mie, capace di graffiare il pensiero unico, capace di metterlo in discussione, capace di creare dei grandi punti interrogativi. Oggi è la prima volta che, per esempio, tutti i telegiornali si manifestano sulla guerra con un pensiero uniforme. In passato, magari gli strumenti di comunicazione corrispondevano ai partiti dominanti, ma esistevano dei partiti di opposizione molto forti, nell'immediato dopoguerra, che avevano un loro sistema di comunicazione, che riuscivano a loro volta innanzitutto a creare un punto interrogativo su quella che era l'informazione ufficiale, ma poi avere degli strumenti alternativi a quelle che erano le informazioni che venivano fornite all'opinione pubblica. Ed è molto complicato riuscire a fare una battaglia per sovvertire questo pensiero unico. Uno degli ostacoli che noi abbiamo di fronte è il cosiddetto voto utile. Noi pensiamo che il voto utile sia un argomento che nasca naturalmente nelle nostre teste. Ma invece è stato preparato da che cosa? Dal fatto che, per esempio, per tutta una serie di mesi sono stati diffusi dei sondaggi attraverso tutti i telegiornali e tutte le televisioni che hanno dato una rappresentazione dell'esistente come l'unica rappresentazione affidabile. Oggi io credo che gli italiani, per esempio, siano abbastanza convinti del fatto che i telegiornali non dicano la verità sulla guerra. Però quando 8 edizioni, 20 edizioni, insomma, tutte le edizioni dei telegiornali ogni giorno ti riproducono con un rullo le opinioni di tutti i partiti, ma per esempio Pace, Terra, Dignità non c'è mai in questo rullo, ci sta, non so, per esempio Fratoianni se fa un giro in bicicletta qui a Milano, ma non ci siamo noi che abbiamo riempito un teatro a Bologna. E questo è una cosa che avviene, diciamo, in maniera ripetuta. La sensazione che hanno gli italiani non è che Fratoianni improvvisamente è diventato il leader politico al quale possiamo affidare le nostre sorti. No, questo non lo pensano. Ma penseranno che noi, non essendo in quel tipo di narrazione, siamo assolutamente irrilevanti. Non esistiamo. Cioè, la convinzione che si fa passare nella testa della gente è questa. E allora, quando io, unico forse, essendo un pochino esperto di sondaggi, vado a guardare i sondaggi e scopro che praticamente sono fatti con quelli migliori, perché ce ne sono alcuni che si chiamano sondaggi e sono semplicemente operazioni di propaganda, propaganda pura. Per esempio, Repubblica, per questi mesi ha diffuso il cosiddetto sondaggio dei sondaggi, cioè un sondaggio che fa la media dei sondaggi, cioè una scemata di proporzioni megagalattiche contraria a qualunque criterio scientifico che c'è sui sondaggi. Bene, quando prendiamo quelli migliori, per esempio del Corriere della Sera, noi ci accorgiamo che 4.000 telefonate casuali hanno una risposta da 1.000 persone, no? Cioè 3.000 si rifiutano di rispondere, 1.000 rispondono, 500, 600 non dicono per chi votano, quindi restano 400 persone. Cioè un campione Italia fatto da 400 persone. Vi sembra possibile che questo campione Italia possa essere effettivamente rappresentativo dell'intera popolazione? Ora, questo non vuol dire che Pace, Terra e Dignità prenderà il 4%, il 5%, il 20%, può darsi che prenda pure lo 0,5%,
ma una cosa potete, della quale potete essere sicuri, che i sondaggi sono una fregnaccia. Dopodiché, questa è la volta che se per caso domenica dovesse venire fuori una sorpresa di qualunque tipo, che significa una forchetta completamente diversa dai sondaggi che sono stati dati in televisione, è la volta che io li porto tutti davanti al tribunale, perché bisogna che questa storia abbia fine. La vicenda Salis è diventata la bandiera non di una formazione politica per una campagna elettorale, ma dell'intero sistema informativo italiano. Improvvisamente noi abbiamo visto che quelle che erano battaglie di minoranza, no, fatte a difesa dei diritti umani, sono diventate battaglie universaliste. Ora, io francamente, a parte la mia opinione personale, sono stato uno dei primi che si è occupato della vicenda Salis in Italia, quando nessuno se ne occupava, perché era una vicenda importante e io sarei molto contento che venisse eletta, ve lo dico francamente, insomma, che sfuggisse alle costrizioni nelle quali in questo momento è relegata. Però devo farmi una domanda, e la domanda è: perché, diciamo, improvvisamente l'intero sistema informativo s'accende su questa vicenda qui? Perché? Di che cosa hanno paura? Verso che cosa stanno reagendo? Allora, quando vado a leggere oggi un'intervista che ha fatto Orban al giornale, mi rendo conto che Orban è un ostacolo serio al svolgimento della guerra per come si sta svolgendo oggi in Europa. È una persona antipaticissima, dal mio punto di vista è all'opposto delle cose che io penso, però è uno che dice no, qui non bisogna fare l'escalation, bisogna cessare il fuoco. Allora noi ci troviamo in una posizione un po' strana, dove i pacifisti, una parte dei pacifisti, dimenticano che c'è una guerra in Europa, si concentrano soltanto su una battaglia che riguarda i diritti umani violati, però nello stesso tempo il messaggio che passa è: Orban è cattivo, Orban è filorusso, quindi di conseguenza, diciamo, la cosa che noi stiamo facendo è combattere per avanzare con le frontiere dell'antifascismo in tutta Europa. E la guerra, chiedo io, la guerra c'è o non c'è? I missili stanno mandando o non li stanno mandando? E chi si oppone al fatto che vengono adoperati questi missili e vengono sparati contro la Russia sul suo territorio, il che vuol dire, per quanto riguarda la legislazione russa, legittimare una risposta russa anche col nucleare? Perché questo è, quando noi andiamo a colpire, diciamo, il territorio russo, il problema che si viene a creare è questo qui. Chi ne discute? In quali luoghi si discute? Su quali giornali? Su quali telegiornali? In quale Parlamento? Noi siamo d'accordo? Cosa dice il Presidente del Consiglio italiano? Che noi non manderemo soldati in Russia. Ok, tanto lo sappiamo, abbiamo un Ministro della Difesa che è specializzato nella vendita di armi, ma non nell'invio di militari. Cioè, lui vende le armi, poi a morire sono gli altri che le usano, insomma, questa è la divisione del lavoro. Però detto questo, dove abbiamo discusso di questo? Chi ha deciso che questi missili effettivamente possono essere puntati e possono colpire la Russia? Dove c'è stato questo dibattito? In quali luoghi? In quali sezioni? Di quali partiti? Io non ho sentito niente. Stiamo partecipando in maniera acquiescente ad una escalation che può portare alla fine del mondo e noi non ne discutiamo, noi non ne parliamo e i politici che dovrebbero rappresentarci non si assumono la responsabilità di fronte al popolo che rappresentano di dire: non vi preoccupate, questa scelta non l'hanno fatta gli americani, l'abbiamo fatta noi, siamo convinti che bisogna fare questo, che bisogna arrivare fino a Mosca, bisogna buttar giù Putin dal suo trono, quindi preparatevi a fare tutti i sacrifici necessari per ottenere questo risultato. No, loro non lo fanno né quelli che ci governano, cioè la Meloni, e né lo fa la Schlein,
cioè la sua principale antagonista. Non ci dicono dove ci stanno portando, verso quale direzione e quali sono le responsabilità che loro, in quanto politici, si assumono. La vogliamo noi, lo vogliamo questa escalation? No, quello è un problema che riguarda l'autodifesa ucraina. Ma scusate, ma qui c'è un imbroglio, ma un imbroglio profondo. Ma quale autodifesa? Non sono missili che gli ucraini sono in grado di produrre, quindi gli danno gli americani. Non sono in grado di utilizzarli senza il supporto tecnologico degli americani. Vengono sparati con l'aiuto dei satelliti americani. Vengono puntati con l'aiuto dell'intelligence americana. Gli americani non sono sul campo con gli scarponi, sono sul campo con il cervello. Per la prima volta stanno sperimentando e stavano sperimentando una guerra che pensavano di vincere senza mandare uomini sul campo. E se l'avessero vinta, avrebbero acquisito un primato militare unico, che nessuno si poteva più azzardare a dire bu rispetto agli americani. Il fatto è che non la stanno vincendo, nemmeno questa. Questa è la complicazione. E non la stanno vincendo, il che vuol dire che noi possiamo fare solo due cose per vincerla. O vai a combattere sul terreno, e questo non lo vogliono fare, oppure devi mandare armi sempre più potenti per colpire i russi, aprendo una serie di reazioni possibili che nessuno conosce. Chi siamo noi? Perché siamo così pericolosi, così censurati, così diventi? Perché siamo la maggioranza del mondo. Siamo la maggioranza anche degli italiani. Però la maggioranza degli italiani che cosa fa? È come ero io prima che cominciasse questa guerra e che mi ha motivato a dire no, questa volta, come dice Moniovati, è una questione di vita e di morte, non posso rimanere a guardare inerte, cinico, chi se ne frega, ormai quello che succede, succede, tanto sti partiti mi fanno schifo e non ne voglio più sapere. No, questa volta no. Però dobbiamo reagire. Sappiamo, io so che se potessero votare le donne russe, voterebbero per la fine della guerra. Voterebbero per la fine della guerra quelle donne che vanno a accendere i ceri nelle chiese ortodosse, o per i figli che sono morti, o per quelli che vogliono che tornino a casa sani e salvi. Voterebbero perché la guerra finisca, e sono convintissimo che se i giovani ucraini che vanno a morire nel fiume gelato per scappare alla leva obbligatoria potessero votare, direbbero sicuramente che non vogliono più la guerra. E così direbbero le famiglie degli ostaggi che assediano il palazzo di Netanyahu. E guardate che vi dico, anche i palestinesi direbbero che non lo vogliono il terrorismo se potessero votare liberamente. Noi ancora possiamo farlo. Noi possiamo essere ancora quello che loro non possono essere e dare anche a loro il coraggio di poter fare una cosa del genere in futuro. Dobbiamo soltanto sentire battere dentro il nostro cuore l'insopportabilità di quello che sta succedendo. Dobbiamo reagire, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo batterci, anche se questo comporta che dobbiamo prima di tutto batterci con noi stessi, che non crediamo più in un cavolo di niente, e cominciare a ricredere in qualcosa, cioè a combattere il nemico che abbiamo dentro di noi. Vogliamo riprenderci la speranza? Vogliamo riprenderci la speranza di mandare i figli all'università? Vogliamo riprenderci la speranza di comprare una casa, di avere una casa di proprietà? Con questi mutui al 4% la speranza l'abbiamo persa. Quindi noi dobbiamo fermare la guerra per recuperare la speranza, perché noi la Russia non la vogliamo nemica, noi la Russia la vogliamo in Europa, e pensiamo che l'Europa con la Russia può essere la più grande potenza economica e politica del mondo e ha tutto l'interesse di collaborare con la Cina quando le conviene, con gli Stati Uniti quando gli conviene,
e non avere invece questo atteggiamento per cui dobbiamo stare nella casamatta difesa dai cannoni del piccolo Occidente. No, e se siamo democratici lo dobbiamo dimostrare con i nostri giornali, con la nostra vita civile. I russi guarderanno e i giovani russi, come stavano facendo, cercheranno la strada di essere e diventare più democratici, ma senza cannoni, ma senza armi, perché quella roba lì pensavamo di averla dimenticata con la Seconda Guerra Mondiale e invece ce la stanno infliggendo come una tortura. Ma noi abbiamo cominciato a prendere coscienza che non siamo più chiusi nella nostra solitudine e nel nostro cinismo. Stiamo uscendo a uno, a due, a tre, a mano, e usciremo. È l'unica domanda che mi fanno e alla quale io rispondo rassicurando è: ma qualunque sia il risultato di queste elezioni, voi continuerete? E la risposta è sì, continueremo.